Rieccomi con la risposta alla domanda che ho lanciato poco fa e devo dire che molti di voi hanno indovinato, quindi bravi, conoscete bene sia le twin che le super duo. Avete vinto qualcosa? No, non avete vinto niente. Chissà, forse prossimamente ci sarà qualche altro tipo di indovinello dove si vincerà qualcosa, vedremo. Bene, allora quindi tornando alle twin e alla differenza con le super duo, vi mostro la prova appunto che testa quali sono le vecchie twin, quali sono le nuove twin e quali sono le super duo. Queste sono le vecchie twin. Queste sono le nuove twin. E queste sono le Super Duo. Queste tre coppie di perline sono diverse tra loro. Sulla sinistra, nella colorazione Metallic Iris Brown, troviamo le vecchie Twin. Al centro, in questa colorazione viola glicine, trovate le nuove Twin. E c'è, direi, una differenza abissale con le vecchie Twin. E sull'estrema destra, nella colorazione turchese, trovate le Super Duo. Allora, questi tre tipi di perline hanno in comune il fatto di assomigliare a delle maglie marinare. Quindi, tutti e tre i tipi di perline hanno due fori ed hanno una forma tondeggiante. Però mi voglio soffermare proprio sulla forma. Perché ora, tralasciando le vecchie twin della Preziosa, le nuove twin e le super duo differiscono molto cioè nella forma. Come potete notare da questa inquadratura, appunto, le twin sono leggermente più ovali e hanno una forma più tondeggiante. E sono leggermente più cicciotte. Mentre per quanto riguarda le Super Duo, vediamo che oltre ad avere i fori più piccoli di quelli delle nuove Twin, praticamente la forma delle Super Duo è molto più allungata. Ora ve le avvicino così vi rendete conto meglio della differenza tra le due perline. Ho avvicinato anche la vecchia twin e potete notare tranquillamente la differenza abissale che c'è tra le tre perline. Allora, per quanto riguarda le vecchie twin, come vedete, le perline non sono per niente regolari. Anzi, qui potete notare che assolutamente non si può utilizzare una perlina fatta in questo modo. E io vi consiglio, se ne avete, di utilizzarle in creazioni in cui non è prevista un'estrema regolarità. Quindi, non so, non spirali oppure non bracciali a fascia fatti con questo tipo di twin. Oppure potete ovviamente selezionare quelle più regolari dal sacchetto e buttare le altre. Non vedo altra soluzione. Le nuove twin e le super due invece sono assolutamente regolari. Io devo dire che sto provando da poco le super due e mi trovo molto bene. E a breve proverò anche le nuove twin che mi sono arrivate ieri. E quindi poi vi farò sapere. Spero comunque che questo video possa essere d'aiuto a qualcuno e che possa chiarire i dubbi appunto che si hanno su questi tre tipi di perline. Questo è quanto, vi saluto e al prossimo video. Ciao ciao!